gente, gente di Fiumara, torno a bere qui con voi, amici siamo noi, oh 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 oh. Vino. Adesso ci raggiunge una persona che ha conosciuto Mino tanti anni fa, ha fatto con lui una bellissima intervista, da quell'intervista è nato anche un libro, ci spiegherà di più Natale Panzera. Guarda. Buonasera a tutti, grazie. Ti ricordi qualche anno fa siamo in Gesù, io, Sara Giunta, Militeri e Emanuele, no? Siamo andati a rendere omaggio al cimitero al tuo caro papà. Ebbene, quel giorno voi come famiglia Reitano ci avete riservato un'accoglienza tipica calabrese, potrebbe, cioè quel calore umano. Quel calore che io ho avvertito allo stesso modo, sai quando? Nel 1977, quando io venni a Milano e ebbi l'onore di conoscere tuo padre. Sono stato accolto a casa di tua mamma, di tuo padre, con lo stesso calore. Ecco, io ho rivissuto quel momento, quell'atmosfera bella, calorosa, no? Ecco, a proposito di calabrese, voi, le ragazze, voi sapete che hanno nel sangue calabrese, no? Però sono nativi di Milano, giusto? E vediamo con calabrese. Come siamo messi? Non ho parlato però. Capiamo. Vero? E facciamo un test allora. Se io dico un calabrese non viene mai a mano vacante. Ecco, io, sapendo del vostro arrivo, non potevo venire a mano vuoto. Ecco qua, questo è un libro che io ho scritto per rendere omaggio al nostro caro Mino, al nostro caro papà. Un libro che ho scritto con entusiasmo e passione. Io appunto nel 1977, quando ho conosciuto Mino Reitano, ecco, lui mi ha accolto in casa come un fratello. Abbiamo parlato per un paio d'ore e io prendevo appunti. Da questi appunti li ho messi in un cassetto e oggi li ho tirati fuori e ho fatto un libro. Il libro si chiama, è intitolato La tua storia è una favola. Perché questo titolo? Perché secondo me la storia di Mino assomiglia proprio a una favola. Pensate, un ragazzo di famiglia numerosa e povera, tramite sacrifici, sudore, i suoi continui viaggi all'estero, in Germania, poi è diventato quello che è diventato, uno star mondiale. Questo è stato Mino Reitano, è stato per me sempre un idolo, ma non solo dal lato, diciamo, artistico, ma dal lato umano. Era come un fratello, quando Mino Reitano sapeva che a Milano c'era un calabrese di passaggio, qualcuno che si sposava, sapeva che aveva un amico, un fratello come Mino Reitano che andava a rendergli visita. Ecco, e questo è l'omaggio che faccio a voi, per te. Museo di Milano.
conosco meglio. Ma guarda, io ero, adesso poi emozionato, poi... Prima mi ha detto, parlerò pochissimo.